Ipotizziamo che tu possa togliere un solo giocatore alla squadra rivale. Chi togli? Parliamo del derby degli youtubers. Sì. Tolgo... Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo video molto speciale, ma con un intro molto particolare, perché ho la telecamera in mano, sono in hotel e parlo piano, perché è molto tardi, vi mostro l'ora se ritrovo il telefono, eccolo qua. È 1:45 del giorno in cui uscirà questo video e io sono appena rientrato perché ho finito una telecronaca da poco con DAZN, che potete recuperarvi tranquillamente sull'app, partita tra Brøndby e Rangers. Ma oggi non siamo qui per parlare di DAZN, bensì del fatto che sabato 30 ottobre, lo sapete, c'è stato l'evento del derby degli youtuber tra Milan ed Inter. Infatti due giorni fa sul canale usciva il video in cui vi ho portato con me al derby e tra due giorni uscirà proprio il video ufficiale alle ore 12. I parastinchi spero che non servano, ma infatti. Ma prima della partita ho preso da parte i due capitani, quindi da una parte Daniele Brogna, dall'altra Gnabry, e abbiamo fatto un'intervista doppia in cui gli ho chiesto di tutto, domande serie e non, e in questo video le ascolterete e vedrete anche loro come hanno risposto. Ma prima di partire non posso che ringraziare OneFootball, perché anche quest'anno è main sponsor del derby degli youtuber, e naturalmente anche quest'anno la sponsor di OneFootball è caratterizzata da un contest al quale potete partecipare e potete vincere qualcosa da questo contest. Il meccanismo è sempre lo stesso, vi lascio il primo link in descrizione, mi raccomando cliccate per scaricare l'app e compilare un modulo che vi permetterà di essere scelti probabilmente entro 2 settimane, e chi vincerà, cosa vincerà nello specifico? 3 biglietti per una partita allo stadio della propria squadra del cuore, e la partita verrà scelta dal vincitore, quindi una figata pazzesca, in bocca al lupo. Detto questo però, mettetevi comodi e godetevi l'intervista doppia tra Brogna e Gnabry, derby degli youtuber 2.0. Nome: Daniele. Gabriele, facciamo anche rima. Nome d'arte: Daniele Brogna. Gnabry. Che squadra tifi? Milan. Campioni d'Italia, ovvero l'Inter. Perché pensi di vincere il derby? Ah, perché penso di vincere il derby? Non si vince il derby. Ma io non è che lo penso, cioè lo sanno tutti che vinceremo noi il derby, quindi non c'è neanche da pensarlo. Dai, seriamente, secondo voi chi vincerà il derby degli youtuber? Allora, lo scorso anno è stata una partita molto tirata, molto bella, devo dire. 7-7! 7-7! Quest'anno però, visto che l'Inter si è mossa bene nel calciomercato estivo, mi fa paura, quindi dico Inter. Ma sai, noi abbiamo perso l'altra volta, quindi ci dobbiamo rifare per forza, ovvio. Gli abbiamo dato anche un Samuel, che è molto forte, però noi daremo il 100% e vinceremo. E invece nella realtà, chi sarà a vincere il derby? Difficile rispondere, perché uno vuole non essere scaramantico, ma alla fine scaramantico lo è. Dico pareggio. Pareggio. No, il pareggio è un risultato brutto. Io ho male in cuore, devo dire vittoria del Milan. Cioè, l'hanno già vinto. Innanzitutto hanno già vinto il campionato, poi vinceranno anche il derby. Sono troppo forti quest'anno. Tornando a parlare del derby degli youtuber, l'anno scorso ha vinto il Milan ai rigori. Successo meritato? Sì, secondo me sì, anche se a un certo punto abbiamo smesso di giocare, c'è stato quel blackout mentale che da capitano non mi è piaciuto. 5-2, forse è presto per dire partita riaperta, ma 5-2. Quest'anno invece ho istruito i ragazzi, abbiamo fatto dei meeting, degli incontri, abbiamo lavorato con una mental coach e quindi siamo pronti per scendere in campo. Ma sai, l'anno scorso era l'anno dei rigori del Milan, quindi potevamo vincere solo i rigori, sono degli specialisti, ogni partita un rigore, quindi anche i giocatori del derby dei youtuber sono allenati per quello, hanno vinto, però quest'anno no. Qual è il giocatore della tua squadra che secondo te sarà decisivo? Forse sarò scontato e banale, ma dico Henry Lazza, anche se ve lo dico Ocho a Steve, Ocho, ha il collo caldissimo quest'anno. Beh, decisivo, io lo sono stato l'anno scorso, anche se abbiamo perso, però quest'anno abbiamo un'arma in più, ovvero Pierino, e confido nella sua punta magica. Rischia e perde palla su Pierino, dalla parte opposta è come un treno Cardone, ma è treno anche Pierino! È treno anche Pierino, con la punta! E nel derby vero? Nel derby vero Ibra, perché ogni volta che li vede li castiga, sempre se non si fa male. Ma io ci vedo bene Dzeko, sta devastando tutti e secondo me sarà l'uomo del derby. Ipotizziamo che tu possa togliere un solo giocatore alla squadra rivale, chi togli? Parliamo del derby degli youtubers. Sì.
Tolgo, non ricordo il nome, comunque il capitano della squadra avversaria. Beh, io toglierei Brogna Scarso, Steve Scarso, Harry Lazza. No, io toglierei Harry Lazza perché comunque è una bella piega da togliere. E invece nella realtà chi toglieresti? Beh, nella realtà toglierei Barella. Io un Theo Hernandez. Allora, facciamo proprio dei sondaggi inerenti al derby però. Pierino o Lazza? Lazza. Pierino. Mirko dei Nirchiop o Luca Mastrangelo? Voglio bene a Luca Mastrangelo, ma Mirko dei Nirchiop. Mirko dei Nirchiop. Kundispa o lo zoccolo duro? Voglio bene a Kundispa, ma lo zoccolo duro. Zoccolo duro, nettamente superiore. Brogna o Gnabry? Voglio bene a Brogna e dico Brogna. Voglio bene a Gnabry e dico Brogna. Ipotizziamo che si vada ai rigori anche quest'anno. Quello decisivo, chi lo batte? Come lo scorso anno, lo zoccolo duro che l'ha messa all'angolino. E sono curioso, cioè vorrei che si replicasse, perché non ho mai capito se è stata bravura o culo quello di metterla proprio all'angolino. Parte lo zoccolo duro e segna! Il Milan si aggiudica la prima edizione del derby degli youtuber di Milano. Io ci metterei un Mastrangelo, l'ho visto prima calciare qualche rigore e mi attizza molto. Allora, adesso parliamo un po' di voi. Elencate una cosa positiva dell'altro. Ci posso pensare un attimo? Una cosa. Ha un fratello molto forte a giocare a calcio. Lui che si mangia molti gol davanti alla porta, questo è positivo per noi. E quella negativa? Quella negativa è che è forte anche lui in realtà. Negativa è che ti fa la seconda squadra di Milano. Preferisci che vinca lo scudetto la Juve o la tua rivale di oggi? Beh, la Juve, tanto ne ha tanti, quindi. Anch'io facevo questo ragionamento, però dai, quest'anno se lo vince il Milan non sarei così scontento. Pur di vincere il derby degli youtuber, baceresti lo scudetto dell'altra squadra? Piuttosto perdo 15-0. Domanda tosta, ma a noi non serve un bacio per batterli. E per vincere quello vero? L'Ecco, scudetto, Champions, qualsiasi beige che hanno addosso. Ma sì, alla fine un bacio qualunque, l'ha fatto Lukaku, l'hanno fatto tutti, perché non potrei farlo io? Voglio mettervi alla prova, cantate un pezzo dell'inno della vostra squadra. Devo partire io? Io sono nostalgico e quindi ti canto quello vecchio. Milan, Milan sempre con te. L'Inter quale? Quello nuovo? Yes I am Inter, yes I am Inter. Basta. Mi stai deludendo, vuoi che moro? Facciamo l'ultima, vincerà sicuramente l'altra squadra. Fagli i complimenti. Senza se. Ha già vinto l'altra squadra, quindi faccio i complimenti perché ha meritato di vincere il derby degli youtubers e il derby nella realtà. Ma complimenti al Milan perché oltre al derby youtuber, al derby vero, vincerà anche il campionato. Infatti Brogna si è portato già la maglia con lo scudetto cucito, sei già un passo avanti. E dunque questa, signori, era l'intervista doppia. Fatemi sapere alla fine di queste risposte che vi hanno dato, secondo voi a maggior ragione chi si porterà a casa il derby degli youtuber, ma soprattutto ditemi qui sotto nei commenti chi ti fate tra Milan ed Inter e quindi tra Brogna e Gnabry. Detto questo, il derby uscirà domenica alle ore 12, io adesso vado a riposarmi perché tra poche ore uscirà il video, io tornerò a Roma e finirò di prepararlo, quindi vi mando un bacione, lasciate un like, supportate il canale iscrivendovi, attivando la campanellina, godetevi gli altri contenuti presenti naturalmente sul canale, never give up e alla prossima, bella! Mm-hmm.